Il comune di Besate investirà circa 170.000 euro per il rifacimento dei tetti del municipio e dell'ex scuola elementare, ora destinato a ospitare persone in condizioni di fragilità economica, oltre a quelli della palestra comunale che verranno bonificati dall'amianto. I lavori, ha spiegato il sindaco Beltrami, partiranno nelle prossime settimane. I lavori che partiranno abbastanza in fretta e che abbiamo già assegnato sono il rifacimento dei tetti della casa comunale, casa municipale, e le abitazioni, l'ex scuole elementari che abbiamo qui appresso di proprietà comunale, che abbiamo adeguato a mini appartamenti per le persone meno abbienti. L'altra iniziativa che porteremo a fine, prima della fine dell'anno, saranno i tetti della palestra comunale che è adiacente alle scuole elementari e medie, quindi utilizzata abitudinariamente dai bimbi, per togliere l'amianto che oramai siamo in scadenza e ritengo sia ora di dare un miglioramento e una riqualificazione al tetto della palestra. Per il biennio 2021-2022 il Comune di Besate sta studiando un intervento di ristrutturazione anche delle facciate del municipio e delle scuole. In questo caso la cifra potrebbe oscillare tra i 150 e i 200.000 euro, motivo per cui si cercherà di ottenere un finanziamento dallo Stato o dalla Regione. Poi negli anni a venire, quindi parlo degli anni 21-22, provvederemo, se ci sarà consentito e saremo confortati anche dagli aiuti finanziari che possono venire o da Regione o dallo Stato, il rifacimento delle facciate sia della casa comunale che oramai corrono più di 40 anni del suo adeguamento, e successivamente anche quelle delle scuole medie elementari che risalgono agli anni 81 e che quindi ora necessitano, perché a mio modo di vedere rattoppare le pezze non serve mai, serve a poco, perché si continua a rattopparle e basta. Dalle mie parti dicono che quando è ora si cambiano i calzoni.